Domenica 10 il campionato italiano senior di enduro ha fatto tappa in Piemonte, precisamente ad Azeglio, in provincia di Torino, per la sua seconda prova. Ma c'è da fare una premessa, e parlando naturalmente della prima contestata prova di Ragusa, prova che si era svolta su due giornate, il sabato e la domenica. La giornata contestata naturalmente era quella di sabato, dove una defiance dell'organizzazione non aveva permesso di compiere a tutti i piloti regolarmente le prove speciali fettucciate, e a fine gara quest'ultime erano state annullate. Giovedì la commissione tecnico-sportiva della Federazione Motociclistica Italiana ha deciso di non omologare pertanto i risultati della prima tappa del tricolore senior e junior di Ragusa. Quindi le classifiche parziali dopo due prove terranno conto della seconda giornata di Ragusa ed è l'unica giornata di Azeglio. Inquadrato in questo momento il casco di Jeff Nilsson, vincitore delle prime due giornate a Ragusa, anche se poi infatti una è stata annullata. Jeff Nilsson cercava una conferma proprio ad Azeglio e tutto sommato l'ha avuta, se pensiamo che è stato praticamente 15 giorni fermo per un infortunio, infatti fino all'ultimo era stato in dubbio. In questa gara di Azeglio si sono viste delle prove speciali tutto sommato interessanti, anche se soprattutto quella fettucciata non molto spettacolare per il pubblico. Una prova molto tecnica, però purtroppo un po' troppo piatta. Si sono formati poi, dato il terreno pesante, numerosi canaloni, mentre la prova in linea è stata giudicata da un po' tutti i piloti leggermente pericolosa. Inquadratura per Giovanni Sala, che ha ottenuto un buon piazzamento e sicuramente un buon inizio di campionato, ma quello che l'ha iniziato forse meglio di tutti nella 250 è Tullio Pellegrinelli, che non ha voluto osare troppo nella prima prova di Ragusa, ma Azeglio si è veramente scatenato ed è andato fortissimo. Continua comunque il momento positivo del finlandese Kari Tiainen, un'altra delle sorprese di questo campionato che nessuno probabilmente si aspettava andasse così forte sui duri terreni italiani. La gara di Azeglio è stata una gara tutto sommato organizzata bene, tenendo conto soprattutto che il Motoclub Azeglio è nuovo a queste manifestazioni d'alto rango. Una partenza un po' anomala per Tullio Pellegrinelli, ma continuiamo a parlare del percorso. Avevamo prima parlato delle prove speciali e veniamo appunto a questo percorso. I giri da compiersi dovevano essere 4, poi dato il terreno pesante, l'organizzazione ha deciso di far compiere ai piloti solamente 3 giri. Inquadrato poco fa Fabio Confalonieri, che veramente ad Azeglio è andato molto molto forte. Gualtiero Brissoni, come al solito inossidabile, non ci stancheremo mai di dirlo, un vero simpaticone. Ma con Confalonieri e Brissoni naturalmente stiamo parlando delle 500, e l'uomo attualmente più in forma delle 500, ma probabilmente di tutto il campionato italiano, è Davide Trolli, che è probabilmente appunto l'unico pilota di tutto il tricolore che non ha alcun problema attualmente a vincere, anche se ha degli avversari molto forti e ne abbiamo appena nominati 2, ma non sono solo questi. E passiamo a parlare della 350 quattro tempi. Si temeva che con il ritiro di Franco Gualdi questa cilindrata perdesse un po', ma effettivamente sono arrivati molti piloti giovani, nuovi, abbiamo visto migliorati, tanti piloti che hanno veramente vivacizzato questa cilindrata. Ad Azeglio soprattutto è arrivato lui, Fabio Fasola, con questo prototipo di KTM 350, e vedremo poi le classifiche per vedere la sorpresa che ci ha fatto Fabio. Mario Rinaldi, inquadrato, pilota della KTM, Fabio Farioli, anche lui naturalmente della KTM, e Arnaldo Nicoli sono i 3 piloti più convincenti della oltre 350 quattro tempi. Ma vedremo più avanti nel campionato come si metterà questa cilindrata. E prima di parlare di classifiche nel dettaglio, un'occhiata ai tempi e alle classifiche assolute, anche se non ci sono più da quest'anno. Miglior tempo assoluto è stato quello di Tullio Pellegrinelli, stupendo secondo posto di Angelo Signorelli, ma quello che fa più impressione è Fausto Scovolo, quinto arrivato come tempi assoluti, alle spalle di Davide Trolli, che è riuscito a infliggergli solamente un secondo.
I nostri complimenti naturalmente vanno al giovane junior di Brescia, ma a questo punto le immagini sono quelle della prova speciale fettucciata. Ma arriviamo a questo punto a parlare ordinatamente di classifiche. Mario Franceschetti, che vediamo inquadrato, idolo delle folle, ad Azeglio è arrivato terzo. Ma andiamo appunto per ordine: nelle 80 centimetri cubici, primo Pierfranco Muraglia, secondo Mario Giovanchelli, terzo Franceschetti. Da segnalare l'ottima undicesima posizione di Stefano Dadda. E a questo punto cominciamo a parlare della 125. In mattinata, addirittura nella prima prova speciale fettucciata, Stefano Passeri era andato fortissimo, aveva il primo tempo assoluto. Nell'arco della giornata, poi, è stato rilegato alla quinta posizione. Questo conferma che la 125 è forse davvero anche quest'anno la cilindrata più dura per tutti. Ma veniamo appunto a parlare di classifiche. Stupenda la prestazione di Angelo Signorelli delle Fiamme Oro in sella a una Yamaha, primo classificato, seguito da Fausto Scovolo, terzo Jeff Nilsson, svedese della KTM, quarto Luca Trussardi, quinto Stefano Passeri, sesto Johnny Fossati, un settimo posto per Gianmarco Rossi e ottavo posto, solamente un ottavo posto per l'inquadrato Alberto Sala. Alberto Sala, sentirete poi l'intervista, non è sicuramente ancora al 100%, però è convinto di essere in crescendo, speriamo nel proseguo della stagione. Mentre Stefano Passeri, alla fine di questa gara, è apparso così un po' deluso, si è detto alla ricerca dei giusti stimoli per tornare alla vittoria. Beh, gli auguriamo che ciò avvenga molto molto presto. È stata sicuramente buona invece la prova di Luca Trussardi. Luca Trussardi a Ragusa era andato sicuramente male, non per colpa sua, per colpa del mezzo che in entrambe le giornate l'aveva lasciato, per così dire, a piedi. Bene, Azeglio è arrivato terzo, quindi prestazione sicuramente positiva. E cominciamo a parlare delle 250. Prima vittoria stagionale per Tullio Pellegrinelli, mentre l'inquadrato è Paolo Fellegara, quest'anno molto regolare. Tullio Pellegrinelli è andato più forte di tutti e guadagnava soprattutto nella prova speciale in linea, quella che un po' tutti i piloti hanno definito pericolosa. Alle spalle del pilota bergamasco è arrivato Giorgio Grasso, quindi un duello che si ripete da parecchi anni. Sicuramente però, soprattutto nel 91, gli avversari sono aumentati. Primo fra tutti, Kari Tiainen, che Azeglio, per dire la verità, è stato un po' sfortunato. Caduto nella prova speciale in linea, ha perso molto tempo, però alla fine è risultato ancora terzo, quindi una buona prestazione. Buona la prestazione anche di Giovanni Sala, inquadrato in questo momento, quarto all'arrivo. A Paolo Fellegara è toccata la sesta posizione, mentre ottavo alla fine è giunto Andrea Marinoni. A questo punto parliamo della situazione del campionato nel 250, che vede a comando la coppia Tullio Pellegrinelli e Kari Tiainen con 35 punti. Sarà veramente un campionato difficile per tutte e due, mentre inquadrato in questo momento è il veloce finlandese dello Squarna. Ma parliamo a questo punto della 500. Avevamo detto a inizio servizio che il pilota attualmente più in forma del campionato tricolore di enduro è sicuramente Davide Trolli. È l'unico che riesce a vincere, diciamo, in tranquillità, tra virgolette, anche se non è proprio molto tranquillo. Ha vinto anche ad Azeglio e alle sue spalle è andato molto forte Fabio Confalonieri, giunto secondo. Terzo posto per Dario Croci e un ottimo quarto per Gualtiero Brissoni. La classifica del campionato quindi vede fino ad ora in testa Davide Trolli con 40 punti, secondo Dario Croci con 32 punti, terzo Fabio Confalonieri con 28 punti. Grazie.
Avevamo detto che con il ritiro di Franco Gualdi la 350 quattro tempi sarebbe potuta essere più tranquilla, ma non lo è sicuramente. Innanzitutto per questo giovane Massimo Migliorati, quest'anno in sella alla Usaberg, che sta andando sicuramente molto forte. Ma poi per la grossa sorpresa, la sorpresa eclatante della prova di Azeglio. Al via si è presentato Fabio Fasola in sella a un prototipo KTM 350 che gli è stato tra l'altro consegnato venerdì. Sabato non ha avuto neanche il tempo di provarlo e domenica ha vinto. A questo punto ecco, vediamo appunto il prototipo di questa KTM 350. Ma veniamo a parlare di classifiche. Primo naturalmente Fasola, secondo Massimo Migliorati in sella a una Usaberg, terzo posto per Renato Pegurri in sella a uno Squarna, ottimo quarto posto per Guglielmo Andreini, anche lui con l'Usquarna, quinto Vigani, Usaberg. Veniamo quindi alle classifiche dopo due prove per trovare in testa Massimo Migliorati con 37 punti e Renato Peguri e Guglielmo Andreini a pari merito con 28 punti. Mario Rinaldi e Fabio Farioli sono sicuramente i protagonisti della oltre 350 quattro tempi. Nella prova di Azeglio ha vinto il primo appunto Rinaldi, secondo Farioli, terzo posto per Arnaldo Nicoli, quarto Baratta. Un po' deludente invece ad Azeglio è stato Fabrizio Carcano, solamente terzo. Veniamo a parlare di classifiche. Naturalmente comandano la classifica Rinaldi e Farioli con 37 punti, alle loro spalle Arnaldo Nicoli con 30 punti. E a dimostrazione del fatto che Mario Rinaldi è andato veramente forte, guardate quanto tempo ha perso in questa prova speciale fettucciata e nonostante tutto ha vinto. Tra l'altro nell'arco della giornata Rinaldi non ha lasciato scampo proprio a Fabio Farioli, vincendo tutte le prove speciali. Per quanto riguarda la classifica a squadre, primo è risultato il motoclub Lumezzane, secondo il club delle Fiamme Oro, terzo il Raffaele Alberti. L'appuntamento con il campionato italiano d'enduro per la sua terza prova è a Sanremo il 6-7 aprile, dove ci si aspetta sicuramente una gara interessante, come da anni Sanremo ci sa offrire. Queste immagini vacanziere ci portano al mare e vicino alla spiaggia troviamo un parco chiuso. Sono le immagini relative alla terza prova del campionato italiano di enduro per piloti senior. Si è corso lo scorso fine settimana ed è stato un appuntamento interessante. Se vogliamo, la prima vera 2 giorni valida ai fini del punteggio del campionato. Per la verità, il campionato italiano di enduro per piloti senior era iniziato con 1 o 2 giorni. Si era corso a Ragusa, ma problemi organizzativi avevano così causato numerose recriminazioni e alla fine si era deciso di annullare una giornata di gara. Poi si era corso ad Azeglio, in Piemonte, una giornata di gara come da calendario, e a Sanremo finalmente la prima 2 giorni. Quindi tanti punti da mettere nel carniere utili per questo campionato italiano di enduro senior che comunque soffre anche della penalizzazione della prova organizzata dal motoclub Sorciverdi. La prova doveva essere la quarta di questo campionato e al momento pare che non si faccia, per cui è stata annullata, per cui salterebbero anzi 2 giornate di gara. L'italiano quindi lascerà posto al mondiale molto presto, per cui Sanremo è stata la prima vera 2 giorni. Tra i bergamaschi al via troviamo Costa, un crossista, quest'anno parteciperà al campionato del mondo della classe 500, si è dedicato all'enduro in questo inizio stagione, qui a Sanremo ha fatto vedere delle belle cose soprattutto nella prova speciale su sabbia, poi il secondo giorno si è fermato perché ha ancora dei problemi ad una mano e si sta mettendo a posto ed in forma soprattutto in vista dell'inizio del Mondiale 500. Poi tanti spunti, abbiamo visto Tiainen, abbiamo visto Pellegrinelli che era alla caccia di punti nella 2 e mezzo e Giovanni Sala che qui vediamo al momento della partenza, questo altro corsista quest'anno approdato tra le file del team KTM Farioli, anche lui in cerca del risultato pieno. Anche l'anno scorso ha fatto tanti buoni piazzamenti, quest'anno ha fatto dei buoni risultati, qui a Sanremo ha ottenuto 2 secondi posti ed è alla caccia anche lui di una vittoria.
Gualtiero Brissoni, la vecchia guardia, sempre sulla breccia, per così dire, anche per lui sempre buoni tempi di prove speciali, però il problema di avere davanti a sé nella 500 un imprendibile pilota come Trolli e poi due piloti emergenti, e uno di questi è proprio Confalonieri, quest'anno passato con la Yamaha tra le file della 500. Comunque Brissoni con la vecchia guardia, come del resto Gritti, che qui è ritornato alle corse dopo l'incidente avuto a Ragusa, hanno fatto vedere buone cose, soprattutto sul controllo, se vogliamo, tirato che i piloti hanno dovuto affrontare nel corso della giornata, nella seconda giornata di gara. Parte Trolli con la KTM 500, è il re di questo cilindrato, come del resto lo è Muraglia nella 80. Sia Muraglia che Trolli hanno vinto fino ad oggi tutte le corse che hanno disputato. Anche qui a Sanremo, sia Muraglia nell'80 che Trolli nella 500 hanno realizzato la doppietta. Parte la 500 con Confalonieri molto determinata alla sua gara. Del resto è partito molto convinto, quest'inverno ci aveva detto che voleva correre nella 500, lasciare la 350 a quattro tempi, sta maturando e naturalmente crescendo di corsa in corsa, ma come dicevo, in questa cilindrata nella mezzo litro l'uomo da battere è Trolli, che pare avere qualche cosa in più. Baroni, vincitore di un campionato junior 2 anni fa, è rimasto fermo un anno e poi è ritornato alle corse e qui a Sanremo anche lui ha fatto vedere delle buone cose. Attesa la 350 a quattro tempi, Fabio Fasola con la nuova KTM era stato l'uomo nuovo, la carta, il jolly giocato ad Azeglio. Difatti al debutto con questa moto aveva vinto. Qui a Sanremo ha fatto vedere delle buone cose nel corso della prima giornata, poi dei problemi meccanici lo costringeranno al ritiro nella seconda tappa. Comunque nella 350 a quattro tempi per i bergamaschi c'è questo Migliorati, Massimo Migliorati, che dopo l'incidente avuto con la 125, i problemi fisici per il recupero del ginocchio e l'improvviso cambio di cilindrata all'inizio della stagione, pare trovarsi veramente bene e lo dimostrano i risultati. Difatti Migliorati è al comando della 350 a quattro tempi. È tempo di prove speciali, i piloti sono partiti ma non hanno affrontato la corsa in questo modo. L'hanno affrontata invece in questo modo, chiaramente. Muraglia parte nella prova speciale su sabbia, che è ormai diventata una prova classica a Sanremo. La gara bella, favorita da una bella giornata di sole dopo la pioggia della vigilia, il parco chiuso in riva al mare sulla passeggiata a mare di Sanremo e poi proprio lì sotto, con una grande quindi possibilità di veduta e comoda veduta da parte degli spettatori schierati sul lungomare, la prima prova speciale. I piloti entrambe le giornate di gara hanno fatto subito dopo il via la prova speciale su sabbia che stiamo vedendo. Il tracciato è rimasto invariato nelle due giornate di gara, è cambiata solo la prova in linea, mentre questa prova speciale su sabbia i piloti l'hanno disputata alla partenza e poi al ritorno, praticamente appena usciti dal parco chiuso e poco prima di rientrare. Detto di Muraglia, re della 80, e di Giovanchelli, che è l'unico che sta cercando di insediarlo, qui a Sanremo la 125 ha ritrovato Nilsson, che era stato autore di una vittoria, anzi di una duplice vittoria a Ragusa. Nilsson poi ad Azeglio si era presentato in non perfette condizioni fisiche perché era praticamente rimasto fermo 10 giorni per un incidente in allenamento, e invece ad Azeglio avevamo visto Scovolo protagonista, e qui Scovolo è andato bene ma non ha potuto ripetersi, come non è riuscito a ripetersi l'inquadrato Angelo Signorelli, che era stato il vincitore della prova precedente corsa in Piemonte. Luca Trussardi quest'anno è ritornato alla motocicletta che lo ha, per così dire, lanciato. Però i risultati, a parte questa caduta che il nostro operatore ha colto, in effetti qua non solo Trussardi è caduto su questa prova speciale su sabbia, anche i migliori hanno pagato queste scivolate. Ma dicevo di Trussardi, che è ritornato alla motocicletta che l'ha lanciato, anche per lui buoni risultati, però vincere in questa 125 diventa sempre più difficile e l'uomo che continua a ripetersi per il momento è proprio Nilsson, il pilota svedese neoacquisto della KTM, che qua a Sanremo ha ottenuto due vittorie.
Nella 250 quest'anno Tullio Pellegrinelli è partito certamente in forma, anche lui ha cambiato motocicletta, l'anno scorso aveva avuto problemi fisici, quest'anno pare essere in buone condizioni, ma la 250 è certamente la classe più combattuta, la più difficile da vincere. Difatti, oltre a Tiainen e a Pellegrinelli ci sono Fellegara, un pilota di indubbio valore anche se quest'anno non in grande forma, poi c'è Giovanni Sala. Questo neo acquisto della KTM è lanciato in questa cilindrata, anche per lui due ottimi secondo posti, la soddisfazione di qualche vittoria parziale di speciale, ma pochi secondi non gli hanno consentito di vincere e sarebbe per lui la prima importante vittoria nell'italiano enduro. E poi Garibaldi e non dimentichiamo il pilota di casa Giorgio Grasso. Poi come sempre in questa cilindrata tanti altri bergamaschi, tra cui abbiamo visto passare Andrea Marinoni, quest'anno anche lui ritornato in buone condizioni dopo i malanni fisici, in corsa con una 250 della Yamaha. In prova speciale è entrato Davide Trolli, tranquillo, senza problemi, il piacentino è andato tra virgolette a spasso, l'unico che lo infastidisce da vicino è Dario Croci e con lui Fabio Confaloniere. A turno si insediano nelle posizioni di rincalzo, ma nessuno fino ad oggi è mai riuscito a precedere il pilota piacentino. Sono tre i piloti che sono sempre protagonisti della mezzolitto, Trolli e naturalmente con lui Dario Croci e Confalonieri che si alternano nel ruolo di inseguitori appunto del pilota KTM. Ma torniamo a parlare di questa gara di Sanremo, dicevo una bella gara, non per niente si chiama Due Valli e non per niente gli organizzatori conoscono bene i dirigenti bergamaschi, conoscono bene la Valli Bergamasche e soprattutto amano un tipo di gara e di percorso che è molto così consono dello stile di guida e delle tradizioni dei piloti bergamaschi. E qui, pur essendo al mare, sono riusciti a creare una bella gara. Voglio dire, al mare sì per questa prova spettacolare su sabbia, ma poi tutto il tracciato si snodava nell'entroterra ligure. E nell'entroterra ligure tante mulattiere, tanti sassi, delle prove speciali in linea piuttosto impegnative alla bergamasca e poi il secondo giorno gli organizzatori hanno insistito per inserire un controllo orario tirato di quelli a trabocchetto. Il primo giro i piloti avevano 23 minuti e poi il secondo giro 18 e 18, cioè sono spariti 5 minuti, per cui solo i migliori sono riusciti a girare esenti da penalità. Tra questi Peguri che è appena passato, Migliorati invece che era stato protagonista della prima giornata, nella seconda proprio quel controllo orario ha pagato delle penalità come del resto le ha pagate Vigani. In una cilindrata comunque che parla di Migliorati, Peguri, Andreini, Vigani, Fattore, quindi tutti i piloti bergamaschi inseriti nelle prime posizioni. Nella 350 quindi quest'anno è mancato, se vogliamo, Gritti che si era inserito a sorpresa in questa cilindrata dopo aver vinto lo scorso anno il titolo della oltre 4 tempi e poi l'altro nuovo appunto Fabio Fasola, anche lui aveva fatto registrare dei buoni tempi nella prima giornata ma un punto di penalità preso per una distrazione al termine della tappa lo aveva relegato nelle posizioni di rincalzo e poi il secondo giorno problemi meccanici lo hanno costretto al ritiro. È rientrato bene invece di quadrato Alessandro Gritti, il campione italiano della oltre 4 tempi a Ragusa si era scontrato con un pilota che procedeva in senso contrario, aveva perso i sensi, aveva avuto la frattura dello sterno, è rimasto fermo per parecchio tempo e qua è il suo primo rientro in grande stile. Nella oltre 4 tempi invece il pretendente al titolo di Gritti è proprio l'inquadrato Fabio Farioli. Sono due piloti della KTM, Farioli e Rinaldi, contro Arnaldo Nicoli della Usaberg, un Nicoli comunque anche lui determinato. Sono tre piloti che vanno veramente forte, però più forte di tutti qui a Sanremo è andato Fabio Farioli con la sua KTM oltre. Nel corso della prima giornata di gara ha fatto registrare addirittura la migliore prestazione assoluta. In effetti questa classifica non c'è più, ma è sempre indicativa dei valori espressi dai piloti. Se considerate che si sono svolte due prove speciali su questo terreno sabbioso e poi delle linee che vedrete nelle immagini poi che andremo a vedere su un tracciato molto impegnativo, sassi, molto difficile da guidare e con questa moto che è la più pesante del gruppo fa registrare la migliore prestazione assoluta, certamente denota lo stato di forma di Farioli e quindi avranno vita dura l'inquadrato
pilota bresciano Rinaldi, che comunque è sempre arrivato alle spalle di Farioli, e poi naturalmente Arnaldo Nicoli, il pilota della Valseriana, che quest'anno sembra aver raggiunto una perfetta maturazione, si trova bene con questa motocicletta ed è sempre vicinissimo alle posizioni di testa, per cui è un campionato aperto in questa classe oltre quattro tempi. Immagini per la quarta prova del campionato italiano senior di enduro, svoltasi domenica a Beverino in provincia di La Spezia. Questa prova ha sostituito la prova che doveva essere organizzata dal motoclub Sorci Verdi a Sarnano e che era poi in seguito saltata per problemi organizzativi. Lavoro sicuramente duro per il motoclub Musetti Motori, che comunque è stato all'altezza della situazione, ha dovuto in pochissimi giorni organizzare questa manifestazione e tutto sommato, nonostante alcuni problemi, la manifestazione è arrivata al termine abbastanza bene. I giri di percorso di questa quarta prova del campionato italiano senior sono stati 3 anziché 4, data la pioggia caduta nei giorni precedenti alla gara. In ogni caso domenica, per fortuna e soprattutto per la fortuna dei piloti, non ha piovuto. La gara che si sarebbe dovuta svolgere a Sarnano avrebbe dovuto essere di 2 giorni, mentre questa gara si è svolta solamente di domenica. Dicevamo, non ha piovuto, comunque i concorrenti l'acqua l'hanno trovata lo stesso e vediamo queste suggestive immagini dell'attraversamento di un fiume, di un guado. Sicuramente non molto impegnativi per piloti ai livelli del campionato italiano senior. Con questa giornata di gara il campionato italiano è arrivato al giro di boa, era per cui sicuramente una gara molto importante per tutti i piloti e dove si poteva fare la differenza nella classifica. A questo punto le immagini sono della prova speciale effettuata, una prova speciale effettuata su Prato, abbastanza spettacolare. È Pierfranco Muraglia il pilota che ha vinto ancora una volta la classifica della 80 centimetri cubici. Al secondo posto, nella 80, è risultato Marco Franceschetti, finalmente ritornato in buona forma come nelle passate stagioni. Marco ha disputato una buona gara e alla fine è risultato solamente di 12 secondi più lento di Chicco Muraglia. Terzo posto per Mario Giovanchelli, un quarto posto per Pietro Padovani. La grande battaglia nell'80 comunque c'è stata soprattutto fra il secondo e il terzo, per cui Franceschetti e Giovanchelli, che alla fine gara erano staccati solamente di 2 secondi, quindi una gara veramente molto impegnativa per entrambi i piloti. A questo punto del campionato il leader della classifica resta naturalmente ancora Muraglia. Muraglia che tra l'altro è anche leader della classifica mondiale della sua cilindrata. Quindi una stagione veramente esaltante per il pilota sanremese, che rischia veramente di fare il grande slam. L'unica grossa difficoltà di questa gara era un controllo orario tirato di circa 10 minuti, che però non ha procurato grossi problemi ai piloti, solamente quelli sfortunati hanno preso i punti. Passiamo a parlare della 125, grande protagonista ancora una volta, Jeff Nilsson, svedese della KTM, al primo anno in Italia e nel campionato italiano. Jeff ha vinto ancora una volta, è andato veramente fortissimo ed ha approfittato soprattutto di una partenza così un po' incerta di Stefano Passeri, che al contrario di solito parte fortissimo, cioè le prime prove speciali sono le migliori. Questa volta invece proprio nella prima prova speciale effettuata Stefano ha preso ben 10 secondi dal primo classificato della 125 e così ha compromesso un po' tutta la gara. Jeff Nilsson ha corso veramente con grande sicurezza sui terreni italiani, non gli danno problemi. A inizio stagione si pensava così, uno svedese probabilmente vanno molto forte sui loro terreni, ma in Italia faranno fatica. Quest'anno ha dimostrato di essere veramente un campione molto completo e di andare forte su ogni tipo di terreno, anche quelli molto duri come in Italia.
cosa qua? Angelo Signorelli è stato protagonista di una prova brillante, ma non troppo, se pensiamo che è stato ancora una volta preceduto da Fausto Scovolo Junior, veramente fortissimo, rivelazione dell'anno, che è giunto al terzo posto. Ma appunto cominciamo a parlare di classifiche. Primo Nilsson KTM, secondo posto per Stefano Passeri Aprilia, terzo posto Fausto Scovolo con una Honda privata, al quarto posto Angelo Signorelli su Yamaha, quinto posto per Gianmarco Rossi con la Husqvarna, solamente sesto Luca Trussardi. Ma continuiamo a parlare di questo Scovolo che veramente ha meravigliato un po' tutti quest'anno. Scovolo che sta dominando in lungo e largo il campionato italiano junior e di tutte le prove fino ad ora disputate ha sempre vinto, oltre alla cilindrata, anche la classifica assoluta che non c'è più, però guardando i tempi è sempre stato il più veloce di tutti con una 125. La leadership del campionato naturalmente è in mano a Nilsson, al secondo posto Passeri, terzo posto il sorprendente Scovolo. Ma cominciamo a parlare di qualche bergamasco nella 125, naturalmente Scovolo che è di Brescia però corre per un motoclub bergamasco e l'abbiamo già nominato, corre naturalmente per il Casazza. Da segnalare una 14ª posizione di Massimo Martinelli della scuderia Fulvio Norelli e un 16° posto di Flavio Petrogalli del motoclub Bergamo. E riprendiamo con le immagini della quarta prova del campionato italiano senior di enduro di Beverino, immagini della 250 cm3, cilindrata che quest'anno è diventata per tutti particolarmente difficile. Particolarmente difficile non soltanto perché è arrivato uno dei piloti veramente più forti al mondo in questi ultimi anni, Kari Tiainen, finlandese della Husqvarna, ma anche perché è comparso un nome nuovo nell'enduro, un pilota che alla prima stagione agonistica nell'enduro e prima aveva fatto solamente esperienze di motocross, Giovanni Sala, che ha dimostrato di essere veramente molto molto forte. Ma parliamo di classifiche, questa volta ha vinto Giorgio Grasso, tornato alla vittoria al primo anno in sella a una Kawasaki, secondo Giovanni Sala che quest'anno non ha ancora vinto una prova ma sicuramente fra poco lo farà perché ha dimostrato di essere veramente un pilota molto completo. Giovanni Sala è stato staccato da Giorgio Grasso di solamente 7 secondi, terzo posto per Tullio Pellegrinelli, quarto posto per Paolo Fellegara e solamente quinto Kari Tiainen. Nomi tutti eccellenti, quelli della 250, per cui sicuramente una cilindrata molto impegnativa per tutti, e sorprende l'ottavo posto di un altro Sala, questa volta è Alan Sala, un cadetto che è andato fortissimo e ha preceduto addirittura Andreino Marinoni che ha preso sì però anche un punto di penalità. E veniamo alla situazione di campionato della 250, guidata ancora da Kari Tiainen, ma solamente 2 punti di vantaggio sul sorprendente Giovanni Sala, terzo posto per Tullio Pellegrinelli. Fino a questa prova Davide Trolli non aveva mai avuto grossi problemi a vincere, questa volta invece Dario Croce è andato fortissimo e alla fine gara i due piloti sembravano dovessero essere a pari merito. Solo in un secondo tempo, quando sono uscite le classifiche ufficiali, si è visto che Dario Croci questa volta era andato più forte di Trolli. Per dire la verità, il pilota della KTM aveva avuto un problema in una prova in linea e gli era scesa la catena e ha perso molto tempo e proprio lì probabilmente si è decisa la gara. Primo posto quindi per Dario Croci in sella una Honda, secondo posto per Davide Trolli, ma sorprende Gualtiero Brissoni, un nome sicuramente molto noto a tutti gli appassionati di enduro, che pensate è arrivato al terzo posto, staccato solamente di 2 secondi da Davide Trolli, campione italiano assoluto in carica. Il piacentino della KTM che quest'anno è impegnato solamente nel campionato italiano in quanto non disputa le prove di campionato mondiale.
visto che non si impegnerà nelle prove di mondiale, comincerà un'esperienza nel mondo dei rally. Quarto classificato l'inquadrato pilota del Fiamme Oro della Yamaha, Fabio Confalonieri. Quinto Emil Kunderlich in salone KTM. Sesto posto per un altro bergamasco e un altro pilota del Fiamme Oro, Marco Tognoli. Situazione di campionato nella 500 vede naturalmente ancora in testa e abbastanza tranquillamente Davide Trolli, seguito ovviamente da Dario Croci. In questa gara di Beverino comunque Massimo Migliorati non è riuscito a vincere, la testa della classifica l'ha conquistata Renato Pegurri in sella uno Squarna. Secondo posto appunto per Migliorati, terzo posto per Fabio Fasola alla seconda prova con la KTM 350, nuovissimo modello. Migliorati comunque resta in testa al campionato italiano di enduro e è seguito naturalmente da Pegurri. Molti piloti comunque gli sono alle spalle e lo tengono d'occhio, non potrà quindi permettersi di sbagliare. Quarto posto comunque a Beverino per il grande Alessandro Gritti. Alessandro Gritti che è campione in carica della 604 tempi e quest'anno fa la 350, lascerà quindi il titolo della 600 a un pilota e sicuramente sarà un pilota molto giovane perché sono tutti giovani quelli della 600. Favorito e tra l'altro al comando del campionato Fabio Farioli, che quest'anno ha dimostrato di andare fortissimo, ha vinto quasi tutte le prove del campionato italiano e ha vinto le prime due giornate del campionato mondiale che si sono svolte in Spagna. Anche a Beverino Fabio Farioli ha vinto, è stato seguito da Arnaldo Nicoli, terzo posto per Mario Rinaldi, quarto posto per Fabrizio Carcano. Situazione di campionato, avevamo detto Fabio Farioli in testa e grande battaglia per la seconda e la terza posizione fra Arnaldo Nicoli e Mario Rinaldi. Si è svolta domenica a Cianodenza la quinta prova del campionato italiano di enduro. L'enduro che riprende dopo una 6 giorni sfortunata per gli italiani, riprende con un campionato italiano che si è rivelato abbastanza impegnativo un po' per tutti i piloti, c'era anche un controllo tirato, prove speciali, soprattutto quella fettucciata, molto bella da vedere per il pubblico, peraltro abbastanza scarso. Ecco, parliamo un attimo di classifiche. Nell'80 ha vinto Giovanchelli in uno splendido periodo di forma, secondo Muraglia, terzo Franceschetti, quarto Padovano, quinto Di Geronimo. Comanda la classifica ancora Muraglia, seguito da Giovanchelli, Franceschetti invece abbastanza indietro perché quest'anno ha avuto un infortunio che l'ha tenuto fuori un po'. 125, Jelf Nilsson ha vinto ancora davanti a Stefano Passeri, che però ha corso così con un dolore alla gamba per l'incidente alla 6 giorni in Cecoslovacchia. Terzo, straordinariamente ancora Fausto Scovolo, questo junior che quest'anno sta veramente sorprendendo tutti. Quarto, Trussardi, quinto, Fossati. A questo punto del campionato, Jeff, tuo compagno di squadra, ha 23 punti di vantaggio su Passeri, direi che ha già una grossa ipoteca sul titolo. Ecco, il secondo titolo che potrebbe andare a uno straniero nel campionato italiano, quello della 250, ha vinto ancora Tia Inen, che veramente si vede che ormai si trova meglio in Italia che all'estero, perché alla 6 giorni non era andato così forte. Secondo Giovanni Sala, terzo Pellegrinelli, quarto Rossi, quinto Marinoni. E qui veramente le ultime prove saranno dure per tutti, perché Tia Inen ha pochi punti di vantaggio su Sala, che sono 5, e 6 su Pellegrinelli, due ossi duri, soprattutto anche Pellegrinelli, pilota di grande esperienza, e Giovanni Sala un emergente, anche se non ha proprio 18 anni, comunque possiamo definirlo un emergente dell'enduro. Vabbè, sicuramente un bel campionato anche nella 250. La 500 ha vinto questa volta Dario Croci, come anche alla Spezia, secondo Davide Trolli ovviamente, terzo Kunderlich, quinto Confalonieri nella 500 diciamo che Trolli è avanti abbastanza, non dovrebbe avere grossi problemi a controllare Croci, che però in questo periodo e soprattutto nelle ultime due ultime prove di italiano sta andando veramente forte, direi. Ecco, parliamo di 354 tempi, ha vinto ancora Migliorati, secondo Bottazzi, terzo Vigani, quarto Pegurri e quinto Fattori, e anche qui Migliorati direi è una grossa ipoteca sul titolo. E poi la oltre 4 tempi di queste immagini del campionato italiano dello scorso anno, vinta in questa gara da Farioli davanti a Rinaldi, Nicoli, Crespi e Croci. Le immagini ci portano a Zogno, dove si disputò la penultima prova del campionato italiano enduro senior dello scorso anno.
tutte le immagini praticamente di questo numero di Motor Show sono state dedicate al campionato italiano senior 1991. L'abbiamo voluto ripercorrere con le immagini e con i risultati dello scorso anno per prepararci a vivere tra poco quello che sarà il campionato italiano 1992. Ci restano due gare da analizzare, questa che stiamo vedendo di Zonio, penultima prova dell'italiano 91, e poi quella che vedremo poi, Pavia, l'ultima prova dell'italiano. Protagonista della gara di Zonio fu la pioggia. Pioggia insistente alla vigilia, ma grande nubifragio la domenica mattina. Zonio era una gara attesa, l'unica organizzata a Bergamo, e importante perché alcuni piloti qua avrebbero potuto chiudere in anticipo il campionato. E in effetti così fu. Però la gara fu sottoposta ad un ulteriore controllo da parte della federazione. Gli organizzatori a causa del maltempo furono costretti ad operare dei tagli di percorso e addirittura una prova speciale, quella che vediamo qui, fu annullata perché il prato in contropendenza consentiva solo ai più bravi un regolare svolgimento della gara. Diciamo che i numeri 1 qui sono passati indenni da problemi, tutti gli altri l'hanno dovuta risolvere così. Zonio quindi fu una grande faticata, ma la gara non ebbe alcun peso ai fini del campionato italiano, della classifica finale. Fu una vera e propria battaglia, il pubblico fu numeroso nonostante il maltempo, ma la gara perse di interesse tecnico per il numeroso percorso tagliato dagli organizzatori, del resto non si poteva fare altrimenti. Zonio quindi lasciò subito spazio a Pavia, dove si disputò l'ultima prova dell'italiano e qui si assegnarono gli ultimi titoli. Ed eccoci all'ultimo parco chiuso della stagione. Pavia, ultima prova del campionato italiano di enduro per piloti senior. Annullata la gara di Zonio, che a causa del maltempo non aveva potuto disputarsi sul tracciato originariamente previsto, a Pavia ancora molti titoli in discussione. In pratica l'unico tranquillo Jeff Nilsson, il pilota della KTM, che nella 125 quest'anno ha vinto l'italiano, il mondiale ed ha fatto parte della nazionale svedese che ha vinto la 6 giorni. Praticamente ha vinto tutto. Nelle altre cilindrate ancora tutto rimesso in discussione, ma poca storia nella 80, dove praticamente ha vinto Giovanchelli davanti a Muraglia e Franceschetti, e quindi Giovanchelli si è accontentato del secondo posto ed il titolo è andato a Muraglia, che oltre al titolo di campione del mondo quest'anno ha fatto suo anche il titolo di campione d'Italia. Nella 125 ha vinto la gara Nilsson, che era già campione d'Italia, davanti a Scovolo e Trussardi. Ma vediamo un po' alle fasi iniziali di questa gara. I piloti tolgono la moto dal parco chiuso ed ognuno si appresta a vivere la propria gara. La 250 c'era Giovanni Sala in battaglia con Tullio Pellegrinelli. Sala sicuramente il pilota dell'anno, il pilota emergente, ha fatto vedere grandi cose, terzo posto per lui nel mondiale e secondo posto nel campionato italiano. Pellegrinelli ha vinto perché è stato certamente più bravo e anche più tranquillo. Aveva dalla sua la capacità, la classe, l'esperienza e certamente anche quella tranquillità di avere già vinto. Croci fa i salti dalla gioia anche perché Trolli nelle ultime 2 gare ha pensato certamente più all'Africa che al campionato italiano. Marinoni muove un po' i muscoli, toglie un po' tra virgolette di ruggine e si prepara ad una grande gara. Sala invece è così, è più scoordinato di tutti, sente la gara, è conscio di aver fatto grandi cose e questa gara vale tutta la stagione. Certamente avrebbe meritato anche lui questo titolo. Pellegrinelli più tranquillo, si muove meno, scioglie i muscoli, controlla il funzionamento della destra alla mano del gas. Bisogna andare forte ma sapere anche dosare le cose. Il più spesato è Trolli, che in effetti sulla sua KTM 500 non trova il roadbook. Un Trolli che ha fatto i salti mortali dall'Europa all'Africa, è arrivato il venerdì e il sabato si è presentato alle operazioni preliminari. Controlla la moto perché gli sembra diversa rispetto alla Cagiva con la quale ha partecipato ai Faraoni. Croce ha visto Pellegrinelli, anche lui cambia il tipo di allenamento, scioglie i muscoli e in effetti la gara gli dirà bene perché Trolli farà il secondo posto alle spalle di Croce e vincerà il campionato italiano. Croce avrà la soddisfazione di vincere questa ultima gara corsa a Pavia. Brissoni è tranquillo, è sempre un bel pilota, la classe non è acqua. Migliorati con la 3.54 tempi si è tolto una bella soddisfazione, ha vinto gara e titolo, soprattutto alla faccia di chi a fine anno, anzi a inizio dell'anno, l'aveva lasciato a piedi.
Pegurri si accontenterà del secondo posto in un campionato che non ha potuto disputare al meglio. Andreini con le Fiamme Oro, vecchia guardia, controlla la pressione delle motociclette, anche perché Azzogno sul fango, in una gara che poi era stata annullata, in quella speciale proprio la vecchia guardia era andata molto bene. Come del resto ha fatto una bella gara Alessandro Gritti, un Gritti che però a metà del tracciato deciderà ad abbandonare, non soddisfatto di questa prova. Una prova che ha riproposto ancora nella 350 con la quattro tempi Fabio Fasola, con una moto che gli ha dato anche delle buone soddisfazioni. Ultimo appuntamento probabilmente per Rinaldi, che lascerà la KTM dopo una stagione che l'ha visto protagonista con Farioli e con Nicoli della oltre quattro tempi. Con Fabio Farioli, quindi campione d'Italia della quattro tempi, chiudiamo questa carrellata che ci ha riproposto risultati, classifiche e immagini dello scorso campionato senior italiano. Ebbene, dopo aver parlato del 91, ormai il 92 alle porte. La stagione quest'anno inizierà il 22 e il 23 di febbraio a Imperia con la prova organizzata dal Motoclub Sanremo. E poi 7-8 marzo a Lucca organizza il Motoclub Perla del Tirreno. Il 21 e il 22 marzo a Bologna con il Motoclub Collina, l'11 e 12 aprile a Brescia con il Motoclub RS77, il 19 e il 20 di settembre a Treviso con il Motoclub Gaerne. L'italiano senior quindi si assegnerà su 5 prove di 2 giornate l'una.